Max Irena, non ha vinto Swarvish, però ha vinto Luna Rossa, ha vinto Piranha, complimenti, vincere la prima, com'è la sensazione? Ha vinto Luna Rossa, sensazione ottima, ripeto, devo ringraziare tutto il team per lo sforzo che ci ha messo in queste ultime settimane, perché è stata veramente dura, perché iniziando in ritardo rispetto a tutti gli altri abbiamo dovuto bruciare un po' le tappe e lavorare magari forse anche un po' più di quello che dovevamo, però... volevamo cercare di arrivare qua il più preparati possibili per cercare di cogliere l'occasione, fortunatamente è andata così. Senti, quanto è stata dura, perché gli avversari sono fortissimi, puoi fare già un bilancio? Ma le ragazze due, il livello qua è altissimo, cioè non dimentichiamoci che sono pluricampioni, quindi è sempre difficile regattare contro queste persone, però... voglio dire, noi eravamo secondi, oggi basta una penalità qui per arrivare ultimi, quindi è molto sempre tutto in bilico fino alla fine. Senti, comunque date un'impressione di estrema solidità, direi. Ti senti orgoglioso di questo gruppo che sta crescendo? Questo è il mio obiettivo, per me è fondamentale che il gruppo sia solido e forte, soprattutto che dia questo messaggio all'esterno, perché forse è molto più intimidatorio questo di quello che poi alla fine fai in questa regata, in questo momento. Quindi... Senti, tutti sappiamo però che la vera sfida è con gli AC72, e in questa prospettiva tutti stanno lavorando, voi anche, quali sono le prossime tappe in estrema sintesi? Ma niente, adesso stiamo costruendo la barca tra la Nuova Zelanda e l'Italia, e autunno vareremo la barca, dove lì effettivamente ci renderemo conto di cosa avremo fatto, perché sarà un bel mostro da gestire, quindi rispetto a questi qui sarà tutta un'altra cosa. Però vale per tutti, no? Vale per tutti, quindi partiremo forse davvero da zero tutti a quel punto lì. Perfetto, complimenti. Grazie. Primo trofeo migliore. Sì, un buon esordio. Dobbiamo tener conto che insieme a questo tipo di... c'è un lungo percorso da fare, quindi bisogna essere molto soddisfatti oggi, ma tener conto degli impegni che dobbiamo affrontare in tutto il percorso, sia degli atti e sia dell'attività delle regate a San Francisco. E da sullo sciorino di Napoli? Insomma, questa qui è una città fantastica, è sempre stata, non l'abbiamo scoperta noi, la storia lo dice. Direi che questo qui è il posto non solamente sul piano ambientale e fisico, ma anche di pubblico ideale per fare delle manifestazioni veliche. E io penso che è la città di per sé, che è una città magica per tutti gli eventi di un certo tipo importanti. Grazie. Tanti auguri. Grazie.